Ma buongiornissimo giovani e benvenuti in un altro daily vlog. Oggi vi devo portare con me in quello che sarà l'inizio di un progettino molto importante per me. Il fatto sta che tra 10 minuti ho il treno, quindi devo scappare. No, ancora sono qui tranquillo, vedi, con la mia valigia lì dietro. Vi racconto tutto quando nel mentre. Sono sul bus per Roma, devo arrivare ad Anzio e avrei veramente tantissimo da dire su questo progettino nuovo. Però ripeto, ve lo spiego man mano perché lo dovete vivere con me. Siamo arrivati a Roma di Buttina, mo tocca arrivare ad Anzio. Poi fa morire il fatto che io sto riuscendo a prendere tutti i treni semplicemente perché sono tutti quanti in ritardo. Quindi di base tu devi calcolare quei 10-15 minuti di ritardo per tutti quanti e tu riesci ad andare ovunque. Comunque posso dire che non ho mai visto una stazione più silenziosa e più vuota di questa. Cioè di Anzio Colonia non c'è niente, non ci sta nulla. Poi guarda quanto è bella, mi è poi venuta a prendere il giovane. Dottore, mi spiega perché lei ha dei Buzz Lightyear all'interno della sua palestra? Perché li colleziono. Quante persone collezionano al mondo Buzz Lightyear? Non lo so, uno sicuro sì, eccolo. Innanzitutto qua stiamo preparando il set per quello che sarà il video che vedete sul canale dei giovani, che sarà un nuovo format, tutto quanto su misura per noi. E mo' il caro se ne è uscito che deve farmi mangiare la barretta più buona della mia vita. Allora, Mascot Sandwich. Me l'avete già mezza fatta assaggiare questa, è quella che mi avete inviato. Ah, non te lo faccio male. No! Poi non vorrei dire, siamo nella loro palestra, ma qua, cioè, le barrette non ci dovrebbero essere problemi, cioè stanno quante ne volete. Giovani, ovviamente abbiamo fatto tutte quante le riprese per il video che uscirà sul canale dei cari. E niente, mi tocca allenarmi con Matteo, quindi io non so se poi potrò registrare ancora dopo questo video qui. Dottoressa, io comunque le ho portato anche un'altra cosa. E lei in realtà già sa cos'è. La sua valigia. Dopo... Che io lo posso dare un secondo? Facci vedere cosa contiene questa valigia. Questa valigia, io non ho capito perché contiene sempre tanti vestiti quanto cibo. Io non potevo portartene un'infinità, quindi te l'ho portato un chilo. Madonna! Un chilo di pane pugliese. Mamma mia! Senti che profumo! Mamma mia! Stasera mangerò il pane, raga. Ho lasciato dei carboidrati. Questo è di stamattina. Amò, guarda che ci ha portato il pane pugliese. Porco Giuda, oh! Io me li scelgo apposta i clienti. Giovane, io questo ve l'ho portato per farvelo mangiare, ma non adesso. Cioè, adesso. Ma neanche pensa, neanche ai macros se così. Lo puoi dire se fa cagare, eh? Ah, raga, questo è un pane buono. Niente, sono venuto col giovane al Todis, io mi devo piare una Red Bull perché sennò non lo reggo questo allenamento. Dottore, che poi in realtà come il video dell'altra volta con la stessa inquadratura, mi sono scordato l'asciugamano, io non ce l'ho l'asciugamano. Non fa niente. Non fai la palestra, è la mia, faccio quello che vuoi. Il proprietario. Gli mettiamo a buona parola. Esatto. Giovanni, io adesso devo fare l'allenamento con Matteo, però questo video ovviamente sarà tipo un video a parte che vi faccio uscire rispetto a questo vlog che comprenderà anche la giornata di domani, appunto per farvi vedere tutto quello che c'è dietro al progetto. L'allenamento è finito, penso che tra poco andiamo a fare tipo un post workout perché io sto morendo di fame. E poi in realtà io dovrei ancora lavorare, cioè da editare i video dei clienti. Non so bene come farò perché sono veramente distrutto. Pure, due biscotti gran cereale, si vola stasera. Due biscotti gran cereale, mamma dottoressa mia. Che lusso questa sera, eh. Mamma mia. Ma pure abbassare di calvo, portaci tua. Buonanotte giovani, grazie mille. No raga, io ho dovuto salire le scale. Voi non state capendo, io non riesco a camminare. Sto morendo. Raga, su sto canale è sempre tutto real. E io ho passato l'ultima mezz'ora distrutto sul letto. Col telefono non so neanche bene che cosa abbia fatto. Sono veramente distrutto. Io devo per forza portarmi avanti col lavoro, quindi una mezz'oretta me la devo fare. Infatti adesso faccio mezz'ora di video editing, anche se è tipo mezzanotte. La disciplina e la costanza ripagheranno più di qualche ora di sonno in più, vero? Cioè, ditemi che è così, perché io sto morendo. Giovani, sono così stanco che mi stavo anche dimenticando di fare la chiusura di oggi. Ho questi occhi che non ce la fanno più, cioè, ma penso che si vedano tipo rossi. Con delle occhiaie tremende. Sono un panda pugliese. Comunque, noi ci vediamo domani, giovani. Che domani è un'altra giornatina bella impegnativa. Buonanotte, giovani. Ma buongiornissimo giovani, sono le 7:30 del mattino. Le mie occhiaie continuano a peggiorare giorno dopo giorno. E niente, ci facciamo una doccetta veloce che ci dobbiamo rimettere al lavoro perché abbiamo un po' di video dei clienti da editare, perché se no non ci sbrighiamo più. Poi in realtà oggi dobbiamo andare verso Roma.
doccia fatta, direi che è arrivato il momento di farsi un caffè. Ma ci sta l'acqua qua dentro? Cioè, io non sono convintissimo di questa cosa che stia succedendo, però va bene. Boh, non lo so, sto caffè fa cagare, ma secondo me è perché ho sbagliato io qualcosa. Comunque, benvenuti nella mia vita, qui è sempre tutto real. Adesso bisogna mettersi al computer perché bisogna iniziare a lavorare, che già è tardissimo. Giovani, è appena arrivato Matteo, quindi se ne dobbiamo andare di nuovo verso la palestra. Porca puttana, sto cercando di fare veloce, ma ho le gambe appese dall'allenamento di ieri. Ma buongiornissimo! Oh, Giovani, ti devo dire una cosa. Vai. Te la dico così perché voglio vedere la tua reazione. Vai, io ho cambiato il biglietto, così ci sono anch'io a farvi video alle gare. Ma che cazzo dici? Sì, me lo sono appena cambiato. Porca. Non posso stare più senza di te, come devo fare? Io sapevo che sei qualitativo. Qualitativo? Io sto ancora vloggando. Ma devo dirle una cosa. Come ho detto a Matteo, io ho cambiato il mio biglietto, così ci sono anch'io alla gara a farvi video. Io nel frattempo sto continuando a lavorare, a editare i video. Però voglio andare a vedere Matteo che sta facendo gambe. Voglio vederlo morire un attimo. Comunque che la salsa barbecue qualsiasi cosa diventa buona. Non ci stanno cazzi. Comunque niente, alla fine abbiamo pranzato, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. I giovani stanno lasciando i loro cani. Quanto è bello. E niente, dobbiamo avviare verso Roma. Ovviamente adesso abbiamo fatto registrazione e tutto, stiamo a fare la spesa, ma siamo venuti a prendere anche il dottor Mattia. Ma buonasera, giovani. Ma ti devo mettere il tuo Instagram e qua, te lo metto in faccia, fra. Oltre io lo metterò sempre in faccia. Ma niente. Il dottore mi è venuto a prendere col bolide, fra, col bolide. Voglio vedere come dobbiamo portare quella valigia. Comunque è infattibile sto traffico. Allora io ringrazio perché mi fa fare le scarpe, che sa che io ho le gambe distrutte. Vi faccio vedere come infila dentro la chiave? Oh sì, ma lei mi è un maestro. Ma secondo lei io venivo dalla Puglia e non le portavo il pane? Ecco proprio mezzo chilo di pane nostro. Che me lo sono ricordato perché stavo a guardare il video, che sennò sono un rincoglionito. Ok, io sono uno che porta... No! Allora, non doveva essere. Lì c'è un bat segnale. Ma il problema di fondo non è quello. È questo, fra. Cioè, è più facile trovare il bat segnale che il mio cazzo. No, alle 23 mi trovate sulla bat mom. Sì, fra, però questo traffico, sai, i criminali scappano. Niente, alla fine abbiamo optato per un sushi. Io mi sto fidando del giovane, ma non so bene. Scusi, mi devo fidare. Intanto ho il tuo portafoglio, sei tu che ti stai affidando di me, te. Allora, ci siamo fatti questo sushi, mi sta continuando a far fare scale. Comunque è possibile che mi devi far fare il giovane, fra l'una di notte, io devo dormire. Ma quando hai? -5. -5. Comunque non vorrei dire, ma cioè voi siete giovani, voi lo potete fare, ma io sto morendo, fra. Abbiamo fatto assendo le 2:30. Sono le 3 di notte, altro che io domani mattina non mi sveglio mai nella vita. Pressure dagli signorine, mo. No, perché mi dovete buttare giù i video? Sto sognando questo letto come non mai. Giovani, alle 3:33 del mattino o di notte, scegliete voi com'è la cosa. Fammi andare a dormire. Direi che io già faccio. Se vediamo domani mattina, a domani. Ma buongiornissimo, giovani. Noi ci siamo appena svegliati. Giovani, allora, oggi giornata videomaking e gare. Dobbiamo andare tra un po' alle 2:30 al teatro Italia. Da Alessandro e Matteo, che deve gareggiare Ale. Quindi noi si prepariamo, però famo colazione. Direte sì. Sì. Andiamo a fare colazione. La mia colazione non è cambiata assolutamente. Già lo sapete, yogurt greco, proteine e cereali. Cosa però, giusto di beccate questi. Gli Yummy Drops sono buoni, questi qua sono buoni, Mattia c'ha questa maglietta che è troppo bella, secondo me sta ancora meglio della mia sopra. Nuova tech di mio zio, anno 2010. Mamma mia, troppo figa, mo vedo come mi sta. Metto questa a posto di quella che c'avevo. Ma guarda che figa, troppo figa. Comunque posso dire, è veramente di classe. Ci abbiamo zaini, ci abbiamo borse, ci abbiamo valigie, ci abbiamo tutto quanto. In questo scooter c'entra tutto, fra. Siamo arrivati quasi al teatro finalmente. Dottore, lei ha rischiato di farmi fare un incidente in moto comunque, eh? Non è vero. Sarebbe stato un bel tamponamento da dietro, come piace a lei. E anche un piccolo cucciolo di ornitorinco. Ma guardate chi c'è qui. Io sono felice di vederti. Io sono felice di stare con voi. Fate come se questo fosse il vostro telefono, mi raccomando. Bellissimo. Guarda che quello che è tuo è mio e quello bellissimo. Che è mio è solo mio, eh. Esattamente, io immaginavo di essere qui sempre così.
Giovani, abbiamo finito fare tutte quante le riprese. Dovrei dirvi teoricamente come ho fatto. In realtà ho fatto un video l'altra volta per spiegare quelle che sono state le riprese, per come le ho impostate. Questa volta abbiamo aggiunto un'altra angolazione, che è quella da destra. Quindi bisognerà sempre lavorare poi nella fase di editing per rendere il tutto molto più dinamico. E quindi vi farò anche vedere, anzi ve lo metto qui per mostrarvi come poi è uscito il risultato finale, con un'angolazione in più. Adesso stiamo andando verso casa. Io non dovevo neanche rimanere, ma questa sera rimango a dormire qui a Roma e siamo poi tutti quanti insieme. Ma tra poco dobbiamo andare ad allenarci, perché ormai è il rito che post gara bisogna andarsi ad allenare. Stiamo andando a casa, ci stiamo fidando di Mari. Teoricamente è il navigatore peggiore che potete mai trovare. Io il navigatore non lo uso, piuttosto mi perdo. Ma che cazzo di ragionamento? E niente, giovani, ci saremmo dovuti allenare, però il caro se l'è scampata. Perché stavolta se l'è scampata. Scusa, ma perché non dice le persone come stai camminando? Io sto camminando. Io cammino un po' come mia mamma, in a quattro zampe. Stata io. Ma allora, ragazzi, alla fine non ci siamo più allenati, tra una cosa e un'altra. Siamo andati a vedere delle altre gare, robe varie. Però mo è arrivato il momento di mangiare. Anche perché io non ho mangiato niente oggi. Lei ha messo qualcosa in bocca, dottoressa? Dottore, io non metto in bocca robe da. Boh, manco io me lo ricordo. Giovanni, abbiamo finito, ecco, esattamente. Abbiamo finito la cena, siamo, ci dirigiamo verso casa. Lo chiudiamo domani sto video. Lo chiudiamo domani sto a video. A me la cocaina. Non posso mettere. Io nasco. Giovanni, ci vediamo domani mattina, sennò questo qua mi blocco il cane. Ciao. Ma buongiornissimo giovani, stavolta con lo spazzolino in mano. Ci siamo svegliati. Io lo prendo in mano. Ma io basito, ma con lei non posso più fare i video, basta. Stamattina ci andiamo ad allenare. Sono le 7:30. 7:44. Vediamo di sbrigarsi, perché oggi poi bisogna pure tornare verso casa. Dottoressa, lei mi sta tirando fuori un pre-workout. Me la sta tirando fuori. Cosa sta tirando fuori? No, la billion bianca. Namo, dottore, che oggi ti distruggo. Oggi ti distruggo. Sì, ancora un cammino. Io, beh, via. Dai, via, spara forte, via, su, sì, via, up, scendi lento e fermati, bravo, bello. Amo con Luca, mi guarda questa faccia, tu. Faccio mettere davanti, solamente perché è più secco, quindi sembra più grosso. Però non mi tratta male. Posso dire una cosa? Io in realtà mi sto allenando anche con zero calorie in corpo. Mi sono fatto il pre-workout, meno male che me l'hai dato tu, fra. Se no stavo morendo. Tanto mi vuoi bene da uno a Felicia? Io, così. Giovani, abbiamo finito questo allenamento. Il dottore è sopravvissuto a questo allenamento, eh? Mi fa ho pensato un po' di volte di non uscire a portare il workout. E invece ha tenuto duro. L'ho fatta, sì. Comunque la parte più brutta è quando devi salutare tutti. La cosa più bella sarà salutare Mari, perché almeno così si leva un po' dai coglioni, perché ha rotto tre quanti la mia stamattina alle 6:30 a fare casino. Ma non lo so io, fra. Siamo venuti a pranzare qui alla PAM, perché è la dottoressa che è sempre quella schillata. Sai che qua puoi prendere quello che vuoi. Abbiamo preso il basmati, sta il microonde, tu metti tutto quanto in microonde e mangi. Di classissima. Amore mio, lì c'è scritto stallo, ma tu sei così vacca che diventa stallo. Mi hai appena detto che sono anzi grassa. E tu sei stella. E tu stella, stellina, la notte si avvicina. E tua madre a pecori. No, amici, no. È un addio, lo sai? Non ci vediamo mai più. Ci siamo divertiti in questi giorni. Sempre. Brava. Non ancora mi toccato le narici. Salute ai giovani. Ciao giovani. E niente giovani, per questo vlog penso sia tutto, perché comunque questi tre giorni sono stati belli intensi. Spero che questi vlog vi stiano piacendo. Se vi va di farmelo sapere nei commenti, aggiornatemi. Quindi se vi è piaciuto questo video lasciate un like, se non ve ne volete perdere neanche uno attivate anche la campanella. E mi raccomando, se vi va di supportarmi iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo vlog. Ciao giovani.